Io vi ringrazio di avermi intanto fatto ammirare questa bellissima mostra, bellissima, coinvolgente, drammatica. Ne ho viste molte, ma veramente questa mi ha colpito in modo particolare. E poi di avere modo di partecipare stamattina a questa riunione con ragazzi delle scuole e stasera a questo spettacolo che aspetto con interesse, perché è vero, si parla molto dei campi di sterminio, ma dei campi femminili se ne parla poco. E io il campo di cui ti parlava, il campo di Ravensbrück, c'era, mi è capitato di avere, purtroppo sono molto disordinata, no? Avrei voluto portarla, ma ho letto una corrispondenza della direzione del campo con una fabbrica di medicinali o di sperimentazione che chiedeva e contrattava il prezzo e il numero di donne, per lo più donne rom, che erano considerate ancora più sottospecie, quindi si poteva sperimentare su di loro come sui conigli, che è già crudele anche per i conigli, ma insomma, per fare degli esperimenti. Si raccomandavano che portassero donne giovani e sane, altrimenti gli esperimenti non avrebbero funzionato. E c'è poi la testimonianza di Teresa Noce, che era già clandestina in Francia perché scappata dal fascismo e era espatriata, aveva dovuto lasciare affidato il suo bambino, e descrive questo campo come un luogo di orrore, certamente. Lei diceva, fra l'altro, qui no, lì non c'erano le camere a gas, però quando una veniva condannata a morte veniva mandata a un altro campo dove c'erano le forche. Lì però le donne potevano morire sotto la frusta, e citava il caso di una donna condannata a 35 bastonate sui fianchi. Questa donna è finita con un'emorragia che è durata giorni e giorni, infine morta. Parla anche dell'organizzazione del campo. Le donne che si erano riunite e riescono in qualche modo a festeggiare l'8 marzo, a fare una riunione mettendo da parte un pezzo alla volta dei bocconi di pane, facendo una specie di torta, che aveva la forma di una torta, e a festeggiare questa giornata dove c'erano donne di ogni paese europeo, donne ebree, donne rom, donne perseguitate politiche. E alla fine ognuna canta una canzone del suo paese, una canzone di libertà. Ecco, io questo ricordo. In questi campi di orrore, di sterminio, terribili, però c'era sempre chi manteneva o cercava di mantenere intatta un elemento importante, che è la dignità dell'essere umano, perché il fascismo, il nazismo, il primo obiettivo era di spezzare la dignità umana di quelli che doveva reprimere. E questa era una grandissima reazione, una reazione di forza, di coraggio. Queste donne riuscivano a sfidare la morte, a volte a riceverla, ma con questo grande coraggio, questa grande fierezza. Credo che anche questo possa essere un insegnamento. Ricordare che non ci può essere però comprensione, accettazione, apertura delle porte di qualsiasi genere e natura a chi si è macchiato da questi orrori. Chi si è macchiato e chi li ha condivisi. I nazisti erano nazisti, ma partivano, il loro grande ispiratore, diceva Hitler, era stato Mussolini. Venivano dal nostro paese.
e quelli che ancora oggi possono proporsi come fascisti. Non a caso sono persone che cercano di sminuire la dignità degli altri e soprattutto il regime fascista, ce lo sappiamo tutti, le donne erano ridotte a servire senza diritti, perché servire a casa e fare il maggior numero possibile di figli, preparandoli poi a andare a combattere, si diceva per la patria, in realtà per quelli che avevano distrutto, insieme alla dignità umana di tanta gente, la dignità di questo paese. Gran parte dei campi di concentramento europei, Ravensbrück era formato da un campo principale che conteneva solo donne e altri campi ausiliari nelle vicinanze. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale cominciarono ad arrivare al campo le prime deportate polacche ed entro la fine del conflitto vennero internate circa 40.000 donne provenienti dalla Polonia e dagli altri territori occupati dell'Est. Quando una nuova prigioniera arrivava nel campo di Ravensbrück, era obbligata a portare sul vestito il Winkel, un triangolo di stoffa colorato che serviva a identificare il motivo dell'internamento. Sul triangolo poi era applicata una lettera che indicava invece la nazionalità. Le deportate erano costrette a rasarsi i capelli, che poi venivano utilizzati dall'industria tedesca. Il campo di Ravensbrück fornì anche un gran numero di donne da impiegare nei bordelli interni ai campi di concentramento. Nel 1942, per esempio, i tedeschi inviarono circa 50 prigioniere politiche in alcuni campi di sterminio per l'impiego come prostitute nei bordelli. Molte di esse erano partite volontarie per sfuggire alle terribili condizioni del campo. Le prostitute impiegate nei bordelli venivano infatti pagate, potevano riposare la mattina, avevano giorni liberi, ricevevano vestiti e cibo sicuramente migliori rispetto a quelli che venivano dati loro al campo di Ravensbrück. Tutto ciò ci può far capire la condizione disperata in cui si trovavano queste donne. Si preferiva addirittura prostituirsi, vendere il proprio corpo agli stessi carnefici per un po' di soldi e per vivere meglio, piuttosto che mantenere la propria dignità e andare incontro a un fatale destino. Mi interrogano per un giorno. Per una notte mi torturano, cercano di spaventarmi con minacce di morte, mi fanno sfilare davanti al plotone di esecuzione. Lo scopo del campo all'inizio è quello di rieducare le antinaziste e la rieducazione si ottiene attraverso ordine, disciplina, pulizia, lavoro, che diventano i primi strumenti di tortura per le deportate. Questo è ciò che una ex deportata, Lidia Beccarla Rolfi, dice riguardo alla sua terribile esperienza nel campo di concentramento. Potrebbe sembrare un'affermazione quasi ridicola, perché non fa pensare ad una situazione tragica, ma è la semplice verità. Questo è quello che a Ravensbrück la gente si sentiva dire: vi rieduchiamo! Nessuno pronunciava le parole terrore, isolamento, tortura. La disperazione, la rassegnazione, a volte facevano compiere gesti privi di senso, gesti che erano contrari alla dignità della persona, ma che purtroppo, in una situazione simile,
rappresentavano la quotidianità. Ma dove andiamo? Rispose. All'inferno! Mi lasci andare, a casa ho 3 figli, mio padre che è vecchio ha più di 70 anni. Rispose. Ancora qualche giorno, signora, e la lasciamo andare. Inganno è la parola adatta per descrivere la situazione in cui queste donne, ma non solo loro, vivevano all'interno del campo. La quotidianità era fatta di menzogne, false illusioni, promesse fittizie. Pensiamo alle camere a gas, descritte come docce per eliminare i pidocchi. E purtroppo le persone ci credevano. La gente era cattiva. Quando sono tornata, si raccontava cos'era il campo e mi guardavano come per dire: questa qui è una scema, ma che inventa? Hanno sempre parlato poco dei campi. Non hanno mai fatto capire queste cose. La difficoltà di trasmettere esperienze terribili è sempre esistita. Quelle dei campi di concentramento sono situazioni talmente paradossali, talmente disumane, che nessuno vorrebbe crederci. Sfortunatamente sono la pura verità. Una verità amara da comprendere, difficile da immaginare. E se è incredibile il livello di cattiveria a cui l'uomo è arrivato, è da ammirare la straordinaria forza di queste donne, che dopo aver vissuto in tale condizioni hanno avuto il coraggio e la forza di raccontare affinché non succeda più. Delle alleanze e la guerra civile investono tradizioni culturali, convinzioni politiche, fedi religiose, ideologie con un'intensità proporzionata alla violenza in atto, ma che non intaccano gli stereotipi legati alla figura della donna. Sulle cartoline postali di propaganda e di guerra, sui manifesti murali che tappezzano le città, la donna viene usata come veicolo per trasmettere messaggi alla popolazione. Risulta raffigurata spesso come madre per la quale bisogna combattere, ritta e severa, esile ma fiera, depositaria di quei valori familiari e sociali che il fascismo da tempo andava proclamando e che si traducevano in definitiva in fedeltà alle istituzioni fasciste. Talvolta giovane, fragile e indifesa, la donna è il simbolo della vittima da salvare. L'altra è una giovane madre con il figlio piccolo in braccio e lo sguardo ispirato, volto verso il cielo, pochino sul bambino, idealizzata nella maternità e nell'attesa, fiduciosa nel ritorno del combattente che al fronte lotta per lei e trae forza dal pensarla a casa. Ai posti di blocco le partigiane si confondono con le donne in cerca di cibo o in movimento per questioni familiari. Ma le borse nascondono materiale antifascista e armi smontate. Donne e ragazze, anche giovanissime, vanno in giro dappertutto, camminano per ore e ore, attraversano villaggi, si arrampicano per i monti, discendono le valli, passando spavalde e piene di paura per i posti di blocco tedeschi e fascisti. Talvolta hanno una bicicletta, ma spesso sono a piedi, nella neve, nel fango o sotto il sole. O devono spostarsi in treno con pesanti valigie, o trascinare carrette o carriole di fortuna, servendosi per il trasporto di astuzia e di arnesi femminili, grandi borse della spesa, pancere, giarrettiere, reggiseni, per nascondere la roba. La resistenza.
rappresenta la fase in cui nascono e si sviluppano le premesse per la nascita della Costituzione e della Repubblica Democratica. E per la prima volta le donne partecipano da protagoniste a un momento decisivo della storia italiana. Una figura simbolo della resistenza al femminile e in particolare della resistenza veneta è Tina Anselmi. Dopo l'8 settembre, in seguito alla firma dell'armistizio, i tedeschi conclusero che noi avevamo tradito l'alleanza. Ed allora si sviluppò con più ferocia e determinazione la loro rappresaglia. Noi vedevamo passare per i nostri paesi cari bestiame, pieni di giovani dei nostri paesi rastrellati, portati in prigione, impiccati, fucilati nei viali. Facevo l'ultimo anno delle superiori, eravamo una quarantina di ragazze. Quando ci portarono ad assistere all'impiccagione, c'erano anche dei nostri amici, il fratello della mia compagna di banco. Quando sono tornata a casa, consapevole che quello che avevo visto si sarebbe chiaramente ripetuto, mi sono detta: uno Stato che legittima queste uccisioni non è uno Stato che si può accettare. Occorre impegnarsi per abbatterlo, e per abbatterlo occorre perdere la guerra, combattere per la pace, perché dopo la pace si possa realizzare una società dove eccidi, uccisioni, barbarie non siano più ammessi. Ricordo sempre quel treno, uno di quei tanti treni che passava sempre per la stazione del mio paese. C'erano dei ragazzi, gridavano, avevano bisogno di acqua, avevano bisogno di cibo. Dei cari bestiame volavano solo biglietti, erano gli indirizzi delle loro famiglie, e a noi chiesero di avvertirle. Rosetta Molinari ha vissuto giovanissima, dai 16 ai 18 anni, il periodo dell'occupazione nazifascista e la lotta di resistenza. Figlia di Aronne Molinari, comandante della Brigata Padova, militante antifascista di spicco e, dopo la resistenza, importante dirigente del Partito Comunista Padovano, anche Rosetta rivestirà negli anni importanti incarichi politici. Dopo la liberazione, la maggior parte degli uomini considerò naturale rinchiudere in casa le donne. Il 6 maggio 1945, Tersilla Fenoglio non poté neppure partecipare alla grande sfilata delle forze della resistenza a Torino. «Ma tu sei una donna?» si sente rispondere da un compagno di lotta dell'estate del 45, la partigiana Maria Rubano, quando chiede spiegazione dei gradi riconosciuti soltanto ad altri. E a Barge, il vicario riceve il brevetto partigiano prima di lei. E Nelia Benissone, dopo aver organizzato assalti ai docks, addestrato gappisti e sappisti, lanciato bombe molotov contro convogli in partenza per la Germania, disarmato militari fascisti per la strada, anche da sola, e dopo essere stata nel 1945 responsabile militare del suo settore, sarà riconosciuta dalla commissione regionale come soldato semplice. L'8 settembre ero all'ospedale, avevo avuto un aborto. Sento gridare, mi sono presa paura, ho messo la vestaglia, sono scesa giù di sotto. C'erano dei camion carichi di militari, chi era senza una gamba, chi ferito alla testa. Assassini! Ci hanno sparato addosso come delle bestie. Erano i tedeschi. Avevano assalito. Ho chiesto il permesso di andarmene. Avevo tre figli e sono tornata a casa. Un giorno i tedeschi, ubriachi, vanno nel bar di Atteglia, rompono tutto, poi vengono su, in casa mia, hanno aperto i cassetti, buttato all'aria di qua e di là le cose che c'erano dentro.
cercavano, non hanno trovato niente. Allora hanno preso mio marito, l'hanno portato giù dove avevano il comando. Gli hanno dato tante di quelle botte, tante di quelle botte. C'era sangue dappertutto. Allora dicevo a mio figlio, guarda, è tutto sporco di sangue. Vedrai che l'hanno ammazzato, papà. I bambini gridavano. Quella notte non ho dormito più a casa. Siamo scappati e siamo andati a dormire alla pubblica assistenza. Sono corsa lì e ho detto, i tedeschi hanno preso mio marito, l'hanno picchiato, io non so dov'è. Per stare in casa sono venuta qui. Ci siamo alloggiati lì, io, Ernesto, l'Adelina, mia sorella e mio padre. Aveva 78 anni. L'indomani mattina sono venuta via. Avevo anche paura che facessero del male ai ragazzi dell'assistenza. Avevo la testa sul collo, pensavo a tutte queste cose. Poi vado dalla bottegaia vicino casa mia e mi dice, io di suo marito non so nulla. Mio figlio si fa coraggio, entra in casa, trova un biglietto, era nascosto, scritto, sono all'ospedale. Era tutto rotto, l'avevano massacrato, una costola fracassata, un braccio a pezzi. 25 giorni l'hanno tenuto in ospedale. Soprattutto durante la guerra, quando moltissimi uomini partivano per il fronte, le donne dovevano svolgere anche quotidianamente un ruolo diverso da quello di prima. La povertà le costringeva a gestire situazioni nuove. Sicuro. Le donne dovevano provvedere ai vecchi, ai bambini e quando potevano, lavoravano. La guerra bruciava delle enormi risorse. Per la popolazione civile c'era sempre meno roba. Mancavano indumenti, legna, carbone, alimenti, sapone. Io e la mia mamma andavamo a cercare, a fare ore di coda e di contrattazione con i contadini. Alla fine offrivamo in cambio gli orologi, le lenzuola, le stoviglie. Le donne perdevano ore per rivoltare i cappotti e i vestiti, per ridurli da quelli degli adulti, per dare ai bambini, per fare pantofole, per fare calze. Da allora ho sempre odiato le maglie a melange, perché mia mamma disfaceva maglie e poi metteva insieme il bianco, il blu, il nero e il rosso. Ho avuto per anni quelle maglie, adesso le odio. Franca Lanzone, di anni 25, casalinga. Arrestata la sera del 21 ottobre 1944 nella propria casa di Savona da militi delle Brigate Nere. Fucilata il 10 novembre 1944 senza processo da plotone fascista. Caro Mario, sono le ultime ore della mia vita. Con questo vado alla morte, senza rancore. Ricordati i tuoi doveri verso di me. Ti ricorderò sempre. Franca. Cara mamma, perdonami. Abbi coraggio. Solo Dio farà ciò che la vita mia non sarà più in grado di adempiere. Io ti bacio, tua Franca. Irma Marchiani, di anni 33, casalinga. Nei primi mesi del 1944 è informatrice staffetta di gruppi partigiani. L'11 novembre 1944, mentre con la formazione ridotta senza munizioni, tenta di attraversare le linee, è catturata. Processata il 26 novembre 1944, fucilata alle ore 17 dello stesso 26 novembre 1944 da plotone tedesco. Carissimo Piero, mio adorato fratello, la decisione che oggi prendo, ma da tempo cullata, mi detta che io debba scriverti queste righe. Io sono certa che tu mi comprenderai. Sai benissimo di che volontà io sono, cosa faccio. Seguo il mio pensiero.
quell'ideale che un giorno anche il nonno ha sentito. Sai, faccio già parte di una formazione e ti dirò che il mio comandante ha molta stima e fiducia in me. Spero di essere utile, di non deludere i miei superiori. Non ti meraviglia questa mia decisione, vero? Sono certa sarebbe anche la tua, se solo troppe cose in questo momento non ti assillassero. Fa nulla, basta uno della famiglia, questa sono io. Quando ricevetti la risposta alla lettera di Palli che ti invitavo qui, lei mi rispose: che diritto io di sottrarmi al pericolo comune? È vero, io non stavo qui per star calma, però questo paesino mi piace, piace al mio spirito, piace al mio cuore. E ora è tutto triste. Gli avvenimenti in corso coprono anche le cose più belle di un velo triste. Nel mio cuore si è fatta l'idea che non sentono tutti, che tutti invece è più o meno doveroso dare un suo contributo. E questo richiamo è così forte che lo sento tanto profondamente. E dopo aver messo a posto tutte le mie cose parto contenta. Hai nello sguardo qualcosa che mi dice che saprai comandare. Mi ha detto così il comandante. La tua mente dà il massimo affidamento. Donne non mi sarei mai sognato di assumerne. Ma tu sì. Eppure mi aveva veduto solo due volte. Saprò fare il mio dovere. E se Dio mi lascerà il dono della vita, beh, sarò felice. Se diversamente, non piangere. Non piangete per me. Chiedo una cosa sola, non pensarmi una sorellina cattiva. Caro fratello, sono una creatura d'azione, il mio spirito ha bisogno di spaziare. Sono tutti ideali alti e belli. E tu sei benissimo, sotto la mia espressione calma, quieta, ti c'è un'anima desiderosa di raggiungere qualche cosa. L'immobilità non è fatta per me. E se i lunghi anni trascorsi mi immobilizzarono il fisico, la volontà non si è mai subita. Dio ha voluto che fossi più che mai pronta oggi. Pensami, caro Piero, benedicimi. Ora, vi so tutti in pericoli e del resto è un po' dappertutto. Ti saluto, ti bacio tanto, tanto. Ti abbraccio forte. Tua sorella. Mia adorata Palli, sono gli ultimi istanti della mia vita. Palli adorata, dico a te, saluta e bacio tutti quelli che mi ricorderanno. Credimi, non ho mai fatto nulla che potesse offendere il nostro nome. Ho sentito il richiamo della patria e ho combattuto. Ora sono qui, fra poco non sarò più. Muoio sicura di aver fatto quanto mi era possibile affinché la libertà trionfasse.